un po' più concentrata nella parte centrale. Ragazzi, devo dire che stamattina ci stava la preriscaldata, eh? Qua la sabbia è un po' sparita. In mezzo al nada, però. È esagerato questo posto. Bene ragazzi, abbiamo lasciato il ristorante, devo dire che ci sentiamo un po' carichi. L'hamburger effettivamente era ingordante. Sentiamo un po' appesantiti, facciamo due passi magari per smaltire un po'. Allora, in realtà scopriamo che questa era la stazione, non era un ospedale. D'altronde è dismessa sia la ferrovia che la stazione. Che strana architettura, questo edificio del 1909. Volevamo passare a piedi lungo questa strada che ha tutti questi edifici colorati che non so, mi ricordano un po' anche il Messico, devo dire. A friendly guy. Ah, ok. Yeah. This is a friendly guy that we meet here. What's your name? Erhard. Erhard? Yeah. Nice to meet you. I'm Simone. What's your name? Simone. Simone. I come from Italy. Italy. Yeah. Oh. You are Namibian. Yeah, I'm Namibian. Okay. But my name is for someone from overseas. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Questa è stata la casa del primo sindaco di Luderitz. È del 1910. Bene, ma abbiamo ripreso Valentino perché adesso vogliamo andare a vedere l'isola di Luderitz, che una volta era un'isola e adesso invece è collegata alla terraferma. Qua abbiamo visto tutti i camion che trasportano materiali che entrano e escono a raffica proprio dal porto. Oh, qua l'oceano è bello movimentato, eh! Bello tosto qui, eh! Qua alla destra c'è tutta l'area portuale. Questa è la casa del cormorano. E di fatto qua fisicamente siamo già su quella che una volta era l'isola. It's possible to visit this part? Ragazzi, adesso qui entriamo in quello che viene mantenuto come sito storico. Di fatto bisogna pagare un piccolissimo prezzo per entrare, 50 centesimi a testa. Qua dentro ad oggi in realtà ci sarebbe anche un campeggio, ma noi non dormiremo qui. Questo posto è molto importante perché è qui dove i tedeschi hanno istituito un vero e proprio campo di concentramento per la tribù indigene che hanno combattuto. Gli Herero e i Nema. Ma mentre stavamo per entrare qua a Shark Island, lo squalo ha colpito. Siamo a questo punto, cioè dobbiamo alzare la cabina perché non arriva più diesel al motore e non capiamo perché. E quindi Simone effettuerà un intervento qua in mezzo alla strada. Non capiamo che qual è il problema, vediamo un po'. Almeno ci prova. Ha già provato a pompare un po' di diesel qui dai filtri, ma pare che arrivi solo aria e non diesel. Ho detto giusto? Sì, però senza alzare la cabina si fa fatica, quindi voglio vedere se riesco a capire qualcosa. Sembra che ci sia un tubo rotto. Non abbiamo visto perdite e comunque non c'è verso, ragazzi. Noi non riusciamo a stare puliti per neanche un giorno. Se vuoi stare pulito è meglio che non ti abbia bucato. Massima rassegnazione. Questo signore stava per darci la ricevuta dell'ingresso, ci siamo fermati dove eravamo. A un certo punto il camion si è fermato e basta, non è più ripartito.
Arriva solo aria? Beh, però dobbiamo dire che è una riparazione con vista, insomma. Simone ha trovato il problema. Certo. Ok. Deve dispendere. È un dado che si è allentato, non ho capito di cosa, ma ora ce lo spiegherà. Il dado qua della pompa che si è allentato, cioè, le vibrazioni hanno colpito. E spero che non si sia rovinato, però adesso provo a stringerlo, prendo la chiave e provo a stringerlo. Apriamo tutto, in mezzo alla strada. On the road. Il passaggio qua non è molto largo, il problema è che laggiù in fondo c'è anche un campeggio, quindi Simo, siamo in mezzo alla strada. Cerchiamo di fare prima. Comunque la pioggia di ieri ha dato così un effetto tutto maculato al motore, a tutto qua sotto. Adesso facciamo la prova, vedere se parte. C'è ancora il problema della cinghia. Mannaggia, già che avevo tirato su la cabina potevo stringere la cinghia, che dovevo ancora regolarla. Thank you! Va bene, dove eravamo rimasti? Questo è il monumento. Parcheggiamo un attimo. Andiamo a goderci anche questo viewpoint. Ragazzi, che posto! Dove l'oceano bacia il deserto. C'è questo memoriale che ricorda il genocidio che c'è stato qui. Abbastanza recente, è stato eretto il 22 aprile 2023 e appunto questo monumento ricorda ciò che è venuto qua all'inizio del Novecento, quando proprio su quest'isola è stato istituito questo campo di concentramento dove erano detenuti gli Herero e i Nama. Qui erano forzatamente costretti al lavoro e naturalmente hanno costruito gran parte della cittadina che forse vediamo anche oggi. Qua si pensa che siano morte circa 3.000 persone, di quelle che naturalmente sono state detenute qui e che sono morte per la fatica, per i soprusi che hanno dovuto subire. Ma naturalmente prima ne sono morte tantissime durante la guerra che i tedeschi hanno fatto proprio con gli Herero. E qui c'è una placca commemorativa di questo Adolf Luderitz, che è il tedesco che ha fondato la città di Luderitz, guarda caso. Lui era venuto a cercare minerali, ma per sfortuna non li ha trovati. Poi dopo che è morto la città ha perso la sua importanza e l'ha ripresa dopo
con la pesca, con i diamanti, insomma lui non ha avuto fortuna qua. Questo campsite non è assolutamente economico, anche se dobbiamo dire che la location è molto bella. Noi abbiamo visto che c'è una strada che porta là, più o meno, e vogliamo andare a vedere adesso. Ed eccoci qua sulla Shark Island, e adesso torniamo indietro e facciamo tutto il giro del piccolo golfo e andiamo a cercarci un posto per la notte. Stretto, curvoso, con dirupo. Passiamo sotto il faro di Lüteritz. Un pochino d'acqua dopo la pioggia di ieri. Ah, qua c'è qualcosa che non quadra. È come se stanno ricostruendo la ferrovia. E qua la strada l'hanno tagliata in due. Non si va più avanti. Hanno fatto la ferrovia ma non hanno fatto il passaggio. Ragazzi, ogni tanto si sbaglia e da qua non si passa. Dobbiamo cercare un altro passaggio. Qua stanno ricostruendo la ferrovia. Ci sono ancora dei pezzi di binari. Si vede che è tutto nuovo. Proviamo ad attraversare qui la ferrovia. Il campo da calcio è un po' allagato, impraticabile. Praticamente quello è il punto dove siamo dovuti fermare prima, tornando indietro. Il passaggio siamo riusciti a trovarlo. Praticamente questa è la parte finale del golfo dove ci trovavamo. Si potrebbe fare un taglio in mezzo proprio alla spiaggia. Sì, perché ora c'è un po' di bassa marea, però non è il caso. Facciamo il giro lungo. Ovviamente a noi piacciono le strade secondarie, prendiamo un tagliozzo. Oh! Okay. Non è molto bello. Sfidiamo qualche altra via. Non ne abbiamo visitate abbastanza. Qui la pista si fa montana con Tol Hondurè. È una cosa un po' strana. Vediamo se migliora. Ah, aiuto! Aiuto! C'è anche una pietra! Mamma mia! Oh oh! Sa che c'era il bypass. Noi naturalmente abbiamo preso la pietra. Sì, la pietra diceva che era il bypass. Forse è meglio tornare indietro. Ma credo che sia solo questa roba qua, per noi non è un passo pure. Ma guarda che buco. Ma Simo? Per noi in realtà non è un passo pure. Per macchine grosse può essere peggio. Ma oh. Alla faccia! Adesso non lo so, c'è la laguna. Che spettacolo però! A fare un taglio di qua, però mi sa che qua con questa marea non si passa. Oh! È abbastanza rocky. Thank you.
abbiamo anche gonfiato le gomme. E non abbiamo gomme in scorta. Ecco. Forse è un cul-de-sac. Sto seguendo la mappa per andare verso la traccia più grande. No, cioè non è una vera e propria pista. No, non è proprio il massimo da venirci senza un disco. Abbiamo ritrovato una parvenza di tracce. Noi siamo assolutamente fuori da todo. Ragazzi, è un posto veramente estremo. Stiamo passando da una parte all'altra di questi piccoli golfi che sono asciutti, ma non si sa se si bagnano, tanto da bagnare anche la pista che rimani bloccato. È incredibile, cioè non sembra assolutamente il nostro pianeta, sembra un altro pianeta. Davanti a noi c'è anche il faro. Wow! Cioè io pensavo che fossimo collegati alla terraferma, invece no. Pensate, sulla mappa non c'è questo bacino d'acqua. Qua cambia continuamente a seconda delle maree. E infatti ci sono anche delle onde lì. Probabilmente ci puoi, con la bassa marea lì è tutta terra. Cioè, ancora poi ci tuffiamo nell'oceano. Pazzesco! Ragazzi, ma guardate che posto. Là in fondo c'è il Diaz Point, dove l'esploratore Diaz era arrivato e aveva messo anche una croce. Adesso la croce però ho letto che non c'è più, l'hanno fatta monumento nazionale, l'hanno portata via. E qua tra l'altro il Diaz Point è raggiungibile adesso solamente perché hanno fatto sti terrapieni, se no si poteva raggiungere solamente con la bassa marea. Guarda che roba! Il paradiso del fenicottero rosa. E lì, su quell'isolotto, c'è il Diaz Point e c'è una riproduzione della croce che aveva posizionato Diaz. Andiamo a vedere, ma adesso io sono protetto dal finestrino. Se apro qua c'è un vento pazzesco. E arriva proprio da là. Ed eccolo qua Diaz, perché pensate è stato qua nel 1488. Il re del Portogallo gli aveva commissionato di andare ad esplorare una rotta al sud dell'Africa, fare la circumnavigazione, ma in realtà per un meteo veramente avverso era stato costretto a fermarsi in questa baia, che ha chiamato la baia pequeña, la piccola baia. E naturalmente, già che c'era, ha posizionato una croce. E ragazzi, qua camminiamo su un letto di conchiglie. Mamma mia! Sono tantissime e sono grosse! Guardate che roba! Tutte conchiglie! Tocchiamo l'acqua! Ghiacciata! È freddissimo! E addio, quando è venuto qua si sarà fatto una bella pasta con i frutti di mare, perché guarda che roba! Adesso andiamo proprio di fronte alla Halifax Island. La vedo qua sulla mappa e la vedo anche lì.
siamo tornati ad Halifax. Però. Adesso però è arrivato il momento di trovarsi un posticino per la notte. Qua c'è la spiaggia, ma mi sembra purtroppo spiaggia. Abbiamo lasciato la visita principale un'altra volta. Vediamo se seguendo la mappa che ci porta verso un punto imprecisato qua sulla costa. Vediamo se ci possiamo fermare, perché qua da un po' il sole se ne va. Una cosa da dire è che sull'isola di Halifax ci sono i pinguini, però quella è proprio un'isola, non c'è la congiunzione via terra, per quello che ci sono i pinguini. Ma e qua? C'è una bella discesina. Ma che rimanevi appeso? Sì, perché c'era proprio una cunetta a 90 gradi. Oddio, raggiungere questo viewpoint. Ma non c'era scritto che era steppi, rocky, tipo la strada in Nigeria. Direi che ci fermiamo qua. Bene ragazzi, questa notte ci fermiamo qua. Guardate come sono tronanti queste onde. Non dovrebbero arrivare assolutamente fin qua, quindi direi che ci siamo trovati un buon posto. Veramente nel nada più assoluto. Che deserto pazzesco questo, veramente. È bellissimo. Veramente un bel posto, la Namibia è veramente un bel posto, c'è gusta parecchio. I was lost in the woods on the dust, and the fairies found me, and they led the way, they cleared the way to my home. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. They carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Another complete stranger, and he robbed away.